portare la gloria al nome del Signore, e lo vogliamo fare nella gioia, nella pace, nella serenità che solo Lui ci sa dare. Amen. Lo vogliamo fare insieme. Amen. Dio ci benedica. Voglio pregare. Signore Padre, ti ringraziamo per Cristo Gesù e l'opera dello Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che in questo luogo, Signore, in mezzo alla Chiesa, c'è un Dio, c'è un Signore, c'è un Consolatore, Signore, che porterà avanti la Chiesa e il corpo di Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Pensate che nessun Dio resiste davanti al venerdì. Lo trovarono prima a terra, poi dopo reciso. Il nostro Dio è l'unico e solo Dio. Solo per un istante, vogliamo un'altra volta dire che non c'è un Dio altro come il nostro Dio? Sì, insieme tutti qua. Dai! Thank you.
se aveste la fede come un granello di senape, diriste a questo monte spostati. Amen. Anche i monti si sposteranno, credete. Va bene, vogliamo continuare a glorificare il Signore in spirito e verità. Amen. Signore, per tutto ciò che fai nella nostra vita. Ti siamo grati, Signore, ti siamo immensamente grati, Signore, grazie, grazie, grazie. Così vicino il suo calore.
io mi chino davanti a te e che perdona tutti i miei errori. Io mi chino davanti a te Signore.
sei ogni potente. Perché non c'è altro Dio pari a te. Tu sei ogni potente. Perché non c'è altro Dio pari a te. Tu sei ogni potente. Oh, no.
vogliamo fare un altro? Va bene, grazie. Oh,
Amen. È inconfondibile. È unico, è solo. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Grazie. Amen. Allora, vogliamo passare alla parola. Intanto do il benvenuto a tutti chi è qui per la prima volta. Amen. Benvenuti. Allora, vogliamo prendere il libro di Giovanni, capitolo 20 di Giovanni. Per chi non è munito di una Bibbia, può leggere dallo schermo, però preferisco che portate le Bibbie in modo che anche voi potete prendere dimestichezza con le scritture, affinché sappiate quello che io sto leggendo, ma soprattutto affinché sappiate essere persone riconoscenti della parola di Dio. Amen. Allora, capitolo 20 di Giovanni, ripeto. Amen. Stamattina parliamo della resurrezione, in modo particolare di un atteggiamento di una donna nei confronti di Gesù, cioè o meglio degli atteggiamenti dei discepoli che poi a sua volta divennero apostoli, e questa donna che è Maria Maddalena. Amen. Vogliamo leggere dal versetto 1, io leggerò i primi 10 versetti solo per capire insieme che cosa sta succedendo, ma quello che interessa stamattina in modo particolare, o meglio, Dio ha messo nel mio cuore, è dall'11 al 18, però lo leggeremo dall'1 fino al 18, va bene? Grazie al Signore Gesù, grazie per il bene che tu fai alle nostre anime, Signore, io continuo, Signore, ad accostarmi alla Tua parola con tremore, Signore, e timore, Signore. Lungi da noi, Signore, arrogarci, Signore, di qualche titolo, Signore, o di qualsiasi altra cosa che non appartiene a noi, Signore. Noi sappiamo che questa è tutta opera dello Spirito Santo. E per questo ti chiedo di guidarmi, Signore, di sostenermi nel nome di Gesù. Amen. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino, quando era ancora buio, al mattino presto, va bene? Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e venne da Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, che sarebbe poi Giovanni, va bene? E disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò prima al sepolcro. E chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra. Il sudario, fate attenzione, che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Ma facciamo attenzione a questo ma.
ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere. E mentre piangeva, si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'una al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto. E detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che era lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: o il giardiniere? Gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'ha posto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ed ella, voltandosi, gli disse: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui gli aveva detto queste cose. Amen. Allora, negli altri libri, o meglio negli altri Vangeli, in modo particolare in Matteo capitolo 28, Marco capitolo 16 e Luca capitolo 24, c'è una diciamo una figura della resurrezione un poco più ampia, perché dovete sapere che effettivamente questo è guardato da una prospettiva unica, parla solo, si concentra solo su Maria Maddalena, ma i fatti nell'insieme narrano un'altra cosa, narrano che quando si erano andati, perché loro erano andati al sepolcro, va bene, era andata Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, che trovate scritto nel libro di Luca, è un altro nome che mi... Salome, va bene? È un altro nome che era Salome. Andarono al sepolcro, e che cosa andarono a fare queste persone al sepolcro? Andarono per imbalsamare il corpo di Gesù, e andarono perché la pratica giudaica voleva che si imbalsamasse il corpo. Pensate che loro comprarono pure gli aromi. E la domanda che sul tragitto che tutti conosciamo era: mo chi ce l'ha sposta questa pietra? Mentre invece gli angeli dell'Eterno, vi ricordate, gli spostarono anche la pietra. Loro giustamente tornarono indietro e andarono a dire queste cose ai discepoli. E a sua volta ecco che ci troviamo nel capitolo dove a noi ci interessa in modo particolare la scrittura di questa mattina. Fratelli, voglio dirvi una cosa. I discepoli erano andati, al sepolcro. E Pietro, fanno questa corsa che noi vediamo, è bello pure la scena che quando voi vedete che il sudario era da una parte, vero o no? Ma i vestiti dall'altra parte, perché? Perché il sudario nella voglio trovare il termine adatto, esatto, nella cultura ebraica, che cosa voleva dire? Che quando si piegava un sudario, dice: ho gradito la vostra ospitalità, esattamente, la vostra ospitalità, io ritornerò. Perciò Gesù aveva, però in tutto questo, mentre Gesù predicava, mentre Gesù risuscitava, mentre Gesù camminava sulle acque, mentre Gesù, i discepoli ancora non avevano compreso
Al di là che Gesù molte volte gli aveva detto che doveva risuscitare, non compresero questo particolare. E erano tutti stupiti dalle parole di Maria Maddalena e dice: guardate, venite a vedere. Quando andarono alla tomba, prima in questa corsa, che erano Pietro e Giovanni, partirono insieme, dice la scrittura, che Giovanni arrivò prima, poi dopo arrivò Pietro. Però entrambi, tutti e due, si accertarono che nella tomba non c'era Gesù, la tomba era vuota. Tornarono indietro, fratelli e sorelle, troviamo questa scena così particolare di questa donna Maria Maddalena. Perché la Bibbia dice: i discepoli poi tornarono di nuovo a casa. Fratelli, Maria Maddalena da quel posto non si è mossa. Aveva un desiderio forte che ardeva nel suo cuore. E il desiderio che Maria aveva era qualcosa che andava oltre quello che avevano i discepoli. Voi sapete che Maria Maddalena era stata, come dice le scritture, capitolo 8 di Luca, era stata liberata da 7 demoni. Fratelli, era riconoscente al Signore. Io non potrò mai dire grazie a te, grazie a un fratello e a una sorella, se prima non ti sarò riconoscente. Tu non potrai mai dire, la tua bocca non potrà mai dire grazie Gesù, se prima Gesù non abbia compiuto qualcosa nella tua vita. Non è che io me ne vado in giro a dire grazie alle persone, non è che tu vai a dire in giro grazie. Tu direi grazie quando riconoscerai che Gesù ha fatto qualcosa per te. Questa donna aveva da ringraziare il Signore. Perché? Perché la sua condizione non era più quella di una volta. E mentre sta fuori dal sepolcro, succede una cosa che lei vede nel sepolcro. E due angeli, uno al capo e l'altro, erano dove era stato posto il corpo di Gesù, gli diranno: donna, che cosa cerchi? Perché piangi? E lei cercava qualcosa. Fratelli, in quella tomba lei cercava il corpo di Gesù. Tante volte, non sempre, noi facciamo la cosa giusta, ma possiamo dire che in quel momento Gesù più di ogni altra cosa aveva premiato la sua perseveranza. Lei stava perseverando. Tante volte non è che noi abbiamo l'ottica giusta delle cose del Signore, non è che sempre c'è tutto chiaro riguardo all'opera di Dio. Però quello che Dio ha premiato di questa donna, che mentre altri tornarono indietro, lei non si è mossa dal sepolcro. E mi ha colpito anche che erano due angeli. Fratelli, lei davanti a due angeli non ha incominciato a dire: mamma mia, sono davanti a due angeli. No, no, pensate che lei pure questo non riusciva a guardare, perché dentro il suo cuore c'era un desiderio. Il desiderio era quello di prendere Gesù. Il nostro desiderio, il nostro cuore deve ardere per Gesù. Fratelli, il nostro cuore deve desiderare Gesù. Noi vogliamo essere una chiesa che desidera l'opera di Dio attraverso l'opera di Gesù. E allora, mentre le parla, dice: no, io voglio. Donna, perché piangi? E la rispose: perché hanno portato via il mio Signore. E io non so dove l'abbiano portato. Era disposta a tutto. Lei adesso voleva Gesù. Era andata là con gli aromi. Era andata là: io sto qua, non mi muovo da qua. Fin quando non mi date il mio Gesù.
tante volte succedono delle difficoltà nella nostra vita che ci ostacolano, che ci mettono in discussione, ma noi vogliamo essere quelli che dicono: noi non ci muoviamo fin quando non abbiamo la presenza di Dio. E a un certo punto un uomo da dietro, fratelli, mi ha colpito molto questo passaggio, perché Maria Maddalena e gli altri discepoli l'avevano conosciuto proprio faccia a faccia, Gesù. Ma Gesù cambia, e a volte vuole che noi lo riconosciamo in un'altra maniera, nella multiforme. Perché quest'uomo che stava dietro disse: donna, perché piangi, che cerchi? Dice, lei pensando che fosse, dice così, pensando che fosse l'ortolano, cioè il giardiniere. Fratelli, vi voglio dire una cosa, io non sono d'accordo nel dire che le lacrime gli impedivano di riconoscerlo, le troppe lacrime. Ma io penso che Gesù stava insegnando a Maria qualcosa di diverso. Tra non molto, fino adesso io mi sono fatto conoscere da te come il Signore manifestato nella carne e nello spirito, ma tra poco tu mi riconoscerai solo attraverso la parola, perché lei lo riconoscerà non nella figura, ma quando lo chiamerà, quando lui dirà Maria, lei allora là disse Rabbuni, che significa maestro. Fratelli, anche sulla via di Emmaus erano due, vi ricordate, due discepoli, e anche lì furono impediti di guardare Gesù. Gesù voleva manifestarsi sotto un altro aspetto. La Bibbia dichiara, capitolo 10 forse, non mi voglio sbagliare, le pecore, le mie ascolteranno la mia voce. La voce di un altro non l'ascolterà. Fratelli, sorelle, oggi la Chiesa non segue Gesù nelle figure. La Chiesa oggi segue Gesù per lo Spirito e la parola. Fratelli, è vero che quando vi dico una cosa, tutti quanti noi, lo dice la Bibbia, io vi ho chiamato per nome. Io non so quanto Dio a te ti ha chiamato per nome, ma tu te lo ricordi. Io me lo ricordo. Quando mi ha detto Mosè, io mi guardavo attorno per dire da dove viene, effettivamente questa voce era dentro di me e io non me la posso dimenticare, quella voce. Io oggi non seguo il Signore per una figura, io seguo il Signore per la voce dello Spirito Santo. E tu quando senti quella voce, Rabbunino, quando dici Maria, tu senti nel tuo cuore arde che è qualcosa che va oltre, non è una semplice voce, è qualcosa che sta parlando alla tua profondità, che sta parlando, ti sta chiamando, e tu riconosci che quella voce è colei che dà la pace, dà la mansuetudine, dà quella gioia, dà quella, è vero o no? Quando senti quella voce che dice Maria, Mosè, Elia, Gianni, quella è la voce che noi dobbiamo più di tutti ascoltare. Maria l'ho preso per un ortolano, e tante volte anche noi nella Chiesa non lo riconosciamo. Fratelli, ma la sua voce è irriconoscibile, è qualcosa che parla direttamente alla nostra anima, direttamente al nostro spirito. Amen. E allora lei era, guardate, io mi sono pure domandata, da sola era andata là per prendersi il corpo di Gesù e dirà: Gesù, dimmi dove l'hai portato, che io me lo vado a prendere. Fratelli, ma è chiaro che oggi noi, è vero o no? Sì, sapete che quando una persona muore, è vero, quando pesa il corpo di un morto, che a volte anche due o tre persone non ce la fanno a portare, però vi dico una cosa, il volere è potere.
c'era una donna dal flusso di sangue, pur di essere guarita, scavalca la folla e tocca la veste del Signore. Noi dobbiamo essere una chiesa dove vogliamo desiderare la presenza del Signore, vogliamo desiderare la guarigione, la liberazione. Non ce la faccio a portare il corpo, non lo so come farò, ma io ci andrò. Perché? Perché mi sono riconoscente, ero indemoniato, c'erano 7 spiriti sulla mia vita e nel momento che l'ho incontrato mi ha liberato. Fratello, a chi ha tanto perdonato, tanto amato, dobbiamo essere perseveranti con Gesù, dobbiamo desiderare di Gesù. Essere riconoscenti, non dimenticando il bene che Lui ci ha fatto. Stamattina, fratelli, talmente che a volte, io vi parlo in sincerità, talmente che a volte mi convinco, è vero che il Signore mi ha perdonato, però vi dico una cosa, che tante volte ci dimentichiamo di quanto peccato Lui ci ha perdonato e questo ci affievolisce e ci mette in una condizione di non ringraziare. Questa donna non dimenticò. Dice no, io mi devo andare a prendere il corpo di Gesù. Io devo andare là. E mentre tu vai per ricevere qualcosa, Dio te ne manifesterà ancora altre di cose. Tu penserai di andare là e prendere il corpo di Gesù, mentre tu andrai là e Gesù sarà ancora colui che ti benedirà. E allora Gesù dice: Maria, non toccarmi, o meglio non intrattenermi, anche perché Gesù si è fatto toccare da, vi ricordate, da Tommaso con questo corpo, è vero? No? Allora non intrattenermi, perché io, e dice ancora, perché non sono ancora salita al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo dal Padre mio e il Padre vostro e dal mio Dio e dal Dio vostro. E fratelli, sorelle, una cosa io voglio condividere stamattina con voi è in questo periodo dove Gesù, perché tutti possono immaginare che Gesù è risorto, ma mo quei 3 giorni, perché questa è domenica mattina, dove è stato? Dove stava? Dove stava Gesù? Che stava facendo Gesù? E io lo voglio leggere stamattina insieme a voi in Prima Pietro, capitolo 3, se mi ricordo bene. Prima Pietro, capitolo 3, dal versetto 18, dice così: perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte, è chiaro, no? È stato messo. Quando alla carne, ma vivificato nello spirito. Cioè, la morte non l'ha potuto trattenere nello spirito a Gesù. Lui è Dio, è figlio di Dio. E dove è andato? È andato a predicare, perché lui, fratelli, sorelle, non si fermerà di predicare. Lui non si fermerà. Lui predicherà ai nostri figli, lui predicherà alla nostra generazione, a quella futura, a quella ancora che verrà, che noi ancora non comprendiamo, capiamo, non vediamo. Lui non si fermerà di predicare e dirà: nella quale
egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli quando alla pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone in otto in tutto furono salvate e attraverso l'acqua. Cioè Gesù è andato nelle prigioni, negli inferi, nell'inferno. E io voglio dire una cosa, non voglio aggiungere alla scrittura, perché è uguale a chi aggiunge e chi toglie, ma è chiaro che il paradiso è uno e anche l'inferno, è vero? È vero o no? Io mi immagino Giuda appena visto Gesù, io me lo immagino, la luce nell'inferno, il santo con la chiave di Davide, io sono colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre, io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, io sono la porta delle pecore, io sono il buon pastore, io sono la resurrezione. Io penso a Gesù quando è arrivato là. Anche i demoni tremano, credono e tremano. L'inferno tremò. Arrivò Gesù nello spirito. E vi voglio dire una cosa. Mentre Gesù parla in capitolo 17 di, vi ricordate? Il ricco e il mendicante. Dice, né noi da voi possiamo passare e né voi da noi. Fratelli, ma questo Gesù l'ha detto a noi. Gesù può passare da una parte all'altra. Come è passato in quella porta senza bussare. Gesù è tutto e fa tutto. E dici una cosa a Maria, va a dire ai miei fratelli, va a dire che io ancora non sono salito al cielo, però non mi devi trattenere perché me ne devo andare, ormai l'opera è compiuta, mi voglio far vedere, però dici una cosa, io vado al mio Dio e al vostro Dio, al Padre mio e al Padre vostro. Perché Gesù dice prima al mio Dio e poi dice al vostro Dio? Fratelli, perché c'è solo un unico mediatore tra Cristo, o meglio tra l'uomo e Dio, ed è Cristo Gesù. Lui prima di diventare il tuo Dio è il Dio di Gesù, è tuo, è Dio. Abbiamo ricevuto Dio per mezzo di Cristo Gesù. Ci deve essere sempre chiara questa cosa. Dice, allora valla a dire al mio Dio e al loro Dio. Amen. Al mio Padre e al loro Padre. Fratelli, vi ricordate quando nel 14,6 di Giovanni dice, Signore, mostraci la via. Perché, ma voi non sapete la via. Io sono la via. Ditelo, ditelo perché lo sapete, ditelo. Io sono la via. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora fermate. Ma mo voglio, io stamattina voglio insieme a voi condividere una cosa. Ma è possibile che noi ancora non abbiamo compreso che non è nel nome di Gesù che noi andiamo al Padre, ma è nella dimora di Gesù che noi andiamo al Padre. Se no tutti quelli che dicono Gesù sono salvati, no! Tutti quelli che dimorano nella parola di Dio sono salvati. Là il libro di Giovanni non so quante volte parla di dimora. Dimorate, 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 dimorate. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, non in quanto parola. Signore Gesù
e tu me l'hai cantato. No, in quanti comportamenti, in quanto la persona, la profondità di Gesù, gli atteggiamenti di Gesù, tu me l'hai cantato. Non è che tu puoi fare, condurre la tua vita dissoluta, puoi condurre la tua vita in modo come ti piace, è solo perché c'hai questa formula tra le labbra nel nome di Gesù, pensi di poter andare alla presenza di Dio. No! Gesù ti ha detto: io sono la via. Sono la via. Prendi esempio da me. Io sono la verità. Prima e dopo di me non ce ne sono state. Io sono la vita eterna. Amen. E allora è importante che noi dimoriamo nelle cose del Signore. Noi dimoriamo in Cristo Gesù. Perché vi voglio dire una cosa. La Bibbia lo dice: perché vi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? E io vi dico a chi assomigliate. E vi dirà pure a chi assomigliate. Cioè, o meglio, ci dirà, perdonate, a chi assomigliate. Amen? Voi lo sapete a chi assomigliamo, amen? Invece noi vogliamo liberare la presenza del Signore. Vogliamo somigliare a te, Gesù. Vogliamo desiderare, vogliamo avere il cuore che vuole ardere per la tua presenza. Voglio stare alla tua presenza. Voglio essere una persona che vuole apprendere. Guardate, vi voglio dire una cosa. Ah, se solo Pietro fosse rimasto lì e Giovanni fuori a quella tomba, forse avrebbe detto a loro: vai a dire ai discepoli che io li raggiungerò. Lui si è usato di Maria Maddalena, sapete perché? Perché ha perseverato. Chi ha perseverato fino alla fine sarà salvato. Ma la sapete la scrittura? Chi ha perseverato fino alla fine sarà salvato. Vogliamo perseverare? Vogliamo ardere per il Signore? Vogliamo chiedere al Signore: Signore, benedici la nostra vita in modo particolare. Fratelli, lui non si ferma di predicarci la parola, non si fermerà. Lui costantemente sta parlando al nostro cuore. Forse tu hai nutrito l'orecchio e ti scocci anche di sentire le prediche. Mamma mia, ma mi devo sentire un'altra predica. Adesso un'altra volta in chiesa. Questo è il luogo dove Dio ha stabilito che è la colonna e il sostegno della verità. Qua c'è la benedizione per fine la vita eterna, che ti piaccia o no. E gli eventi, la resurrezione, le tombe tremarono, la terra tremava, 500 morti che risuscitano, prediche che ne hanno sentiti questi discepoli, miracoli che hanno visto, eppure non compresero le scritture. Abbiamo bisogno di comprendere, abbiamo la necessità di sentirci essere chiamati per nome. Io ho bisogno che il Signore mi chiama per nome, mi benedica nella chiesa, ma io ho bisogno che lui mi dica: Mosè, devo sentire il fuoco ardere, la voce del pastore, devo incominciare a sentirla. E tu non la sentirai, io non la sentirò, fin quando in te, io e te, non ci mettiamo alla presenza di Dio, e io da qua fuori non mi muovo. Non mi muovo! Da solo mi prendete il corpo. Me lo voglio prendere da solo, non voglio una mano da nessuno. Gli altri sono tornati indietro, io no! Voglio stare qua!
e mi dite dove avete messo il corpo del mio Signore. Perché io da qua non me ne vado fin quando non mi è stato restituito. Ma come te lo porti se da giù? Non mi interessa! Farò il possibile affinché mi porterò il corpo di Gesù. Maria Rabboni, che vuol dire maestro, lo stai riconoscendo nella parola al Signore? Sta parlando nello Spirito Santo? Ti sta parlando attraverso lo Spirito Santo? Stai dando del tempo al Signore affinché Lui ti dia nuove rivelazioni? E tu non te ne fai un'immagine di Gesù o un'entità specifica di Gesù? Maria lo conosceva bene, l'ho preso per l'ortolano, per il giardiniere. Io non immagino che l'ho preso per il giardiniere perché Gesù stava con un rastrello in mano, no? Perché questa è la visione di Lui. Tante volte a noi siamo impediti di vedere le cose del Signore. Siamo impediti di vedere l'opera dello Spirito Santo. Dio continuamente parla alle nostre vite e continuerà a parlare alle nostre vite. Vi ricordate quando Pietro ha parlato, dice andò a predicare? È vero o no? E usa in una persona, si usa lo Spirito Santo, di Noè. E voi immaginate come parlò a questo popolo? Parlò attraverso un'arca, nel deserto. Ma come? Ma questo è pazzo! Si costruisce un'arca nel deserto. Vabbè, immagino che l'arca se la vuole costruire vicino al mare. È logica, no? No, Dio gli disse di costruire quest'arca nel deserto. E diventò predicatore di giustizia. Che da quel momento in poi Dio sarebbe tornato con un diluvio. E solo 8 persone credettero alla sua predicazione. Tante volte Dio ci parla attraverso i segni, attraverso gli anni, attraverso le persone, attraverso le prediche, i momenti. E noi ci giriamo, stiamo vedendo l'ortolano. Il giardiniere. Noi vogliamo ancora confidare nell'opera dello Spirito Santo. Vogliamo ancora dire: Signore, benedici le nostre vite. Signore, apri i nostri occhi. Dacci un buon dito. Amen. Dio ci benedica.